tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio far vedere come realizzare la torta della nonna. Super super buona e semplicissima da realizzare. Servono soltanto 3 ingredienti: pasta frolla, crema pasticcera e dei pinoli come decorazione. Oppure, se non avete i pinoli, potete mettere qualcos'altro, tipo come nel mio caso. Non ho i pinoli e metterò delle mandorle. Quindi vi faccio vedere subito come poterla realizzare. Per prima cosa stendo la mia pasta frolla ad un'altezza di circa 4 mm. Se non sai come si fa la pasta frolla, ho fatto un video dove ti spiego passo passo come poterla realizzare. Ti lascio il link sempre qui in alto a destra. Poi prendiamo una teglia imburrata e con un pochettino di farina, buchiamo la nostra pasta frolla e rivestiamo la nostra teglia. Per togliere l'eccesso, vedete, quando mettete la pasta frolla rimane questa parte in più. Per toglierla è molto semplice: prendete la teglia in questo modo e poi col coltello l'andate a tagliare in questo modo. Voilà, vedete, perfetta. Ora la prendiamo e la mettiamo in forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Una volta cotta andiamo a mettere all'interno la crema pasticcera aromatizzata con un po' di vaniglia e del limone. Se non sai usare la sac à poche, ho fatto un video dove ti spiego come utilizzarla. Poi stendiamo un altro pezzo di pasta frolla, lo andiamo a bucare in questo modo e lo andiamo a mettere qua sopra in modo tale da coprire tutto quanto, esattamente in questo modo qui. Ora andiamo a spennellare dell'albume e andiamo a mettere sopra i pinoli. Io in questo caso metterò delle mandorle a fette. Ora la rimettiamo in forno sempre a 180 gradi fino a che non finisce la cottura, quindi qua sopra diventerà tutto dorato. Cotta, la togliamo dal forno e la lasciamo raffreddare per bene. Una volta raffreddata mettiamo dello zucchero a velo e poi la mettiamo sopra il nostro vassoietto in questo modo qua. E voilà, la nostra torta della nonna è pronta e ovviamente ora la assaggiamo. Cambio d'abito e ho finito di lavorare, quindi adesso bisogna mangiarla. Ed ecco la nostra torta della nonna pronta. Top! Io vi consiglio di mangiarla fredda. A me piace molto di più fredda, perché adesso l'avevo appena sformata, comunque si era raffreddata dopo la cottura. Non è tiepida, ma comunque non è neanche bella fredda fredda. Secondo me fredda è ancora più buona. Provala anche tu e dimmi che cosa ne pensi. Scrivimelo qui sotto nei commenti e mi raccomando, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che pubblico. Ti ringrazio tantissimo e noi ci vediamo al prossimo video.